adesso è una benedizione. Mai come in questo caso c'è stata una petizione popolare straordinaria da parte di tutto il quartiere, dell'associazione, del maestro Enzo Avitabile che l'ha voluto fortemente, ma devo dire di tutte le istituzioni. Quindi noi abbiamo sancito formalmente la volontà popolare di Marianella, che ha una grande identità, ed oggi è un bel giorno di unità della città attorno a Sant'Alfonso Maria di Liguria. Grandissima partecipazione del quartiere di Marianella ieri alla cerimonia di intitolazione della nuova via del Borgo Alfonsiano, che attraversa la parte più antica di un territorio che viene ricordato e vissuto per aver dato i natali a Sant'Alfonso Maria dei Liguori, compatrono di Napoli, nato nel 1696, vescovo ed autore di opere letterarie e teologiche, compositore anche di celebri melodie come «Quando nascette Ninno», da cui deriva il celebre «Tu scendi dalle stelle». Viene ricordato anche per la sua carriera di legale, con 487 cause vinte in carriera, definito dall'Ordine degli Avvocati come padre della deontologia professionale. Un avvocato che aveva sempre un'attenzione nei confronti degli ultimi, era un avvocato per il sociale, un avvocato che comunque noi lo ricordiamo anche per l'alta deontologia che lui, diciamo, metteva nelle sue cause e nella sua attività forense. Infatti ha scritto delle regole come se fosse il padre della deontologia forense. L'iniziativa della nuova denominazione toponomastica, prontamente accolta dall'amministrazione comunale, è nata fra la gente ed è stata sostenuta da un movimento di cui si è fatto interprete particolare Enzo Avitabile, sempre legato alla sua terra d'origine. Perché sono un po', diciamo, il promotore di tutto questo, perché non più di 10 anni fa ebbi questa visione di ricostruire questo borgo. Questi sono dei delimitatori culturali che decidemmo di utilizzare, chiaramente non solo io, insieme al popolo e le associazioni di questo quartiere. Poi con la Proloco si è realizzato questo sogno di una nuova intitolazione di questa via, via del Borgo Alfonsiana. Lì è nato Sant'Alfonso, mi sembrava giusto, questa è la mia terra, è un recupero delle nostre radici, della nostra identità e quindi ci sarò sempre.